motherfucker. Bella ragazzi, bentornati sul canale dei Grananas. Bella. E sta giocando a GTA, ci si sta chiudendo. Sì, ho preso la Bugatti e sto facendo la fuga dalla polizia. Ho fatto un bel po' dei pezzi e già è fuggito dalla polizia tra l'altro. Guardate come me l'hanno ridotta a ste merde. È tipo andata la mia, bugattina da quanto costa la Bugatti? 1 milione. La mia bugattina da 1 milione. Che tra l'altro non ha pagato perché l'ha trovata, quindi sì. Non fa tanto qualcosa. Beh, uguale, è sempre una Bugatti da 1 milione. Cioè, ce ne importa. E niente, questo episodio avrà un quantitativo di, diciamo, interesse sociale e aiuti. Guarda, non appunto per cosa, guarda. YouTube. Ma presa a giocare a Pac-Man, no? ce l'ho dietro e davanti, che equivale a zero. Non è bella come cosa da dire, vero? Ce l'ho dietro e davanti. No, oh cazzo, però. Guarda qui, l'hai visto? Numeri su numeri. Oh, ole! Porca soldi. Guarda quanto è brutta. Che bella così. È un fenomeno. Benissimo. No, hanno bucato una gomma, mi sa. Certo. Attenzione, passa in mezzo. Attenzione, sì. Oh! L'albero, attenzione, ma dove arriverà? Dove vorrà arrivare? Guarda come la controlla. Anche la polizia. Ragazzi, ma chi è? Il Messi di GTA. Si riscatta tutti. Se li mangia. Aspetta, voglio vedere dove arrivo. Fammi un bel assaltone. Non è vero, non è. Che cazzo, vuoi andare là, metti il segnalatore. Attenzione. Dove cazzo stai andando? Guarda che bel drifting ho fatto. Ok, noi intanto andiamo a Forza Ancudo. Penso che vi taglieremo il pezzo oppure vogliamo fugare dalla polizia. Intanto ci sta mandando in mezzo alla polizia, quindi. Oh Cristo, oh! Bugatti. Oh Cristo Bugatti. Ok, si va avanti. Sul Vespino, dai. No, Vespino. Vespino su autostrada. Contro, cioè. Bugatti, cioè. Volevamente. Dove vai? Che fai il 4 che corri? Pista! Dove correte? Non vedete che cosa vi faccio? Oddio, c'è la polizia là. Mamma mia! No, non ci posso credere, ho perso pure la buca. Allora, abbiamo recuperato la Bugatti dopo che io sono morto come un coglione. E quindi adesso noi riandiamo a Forza Ancudo per l'ennesima volta. Stavolta ve lo taglio il pezzo perché non sono più inseguito dalla polizia, quindi ci vediamo dopo, bella. Siamo arrivati a Forza Ancudo, Zanculo, Zanquado e niente. Dovrei rubarlo io sinceramente perché per me te muori. Poi vediamo. No, dove vai? Sbagliato? Sì. Guarda invece come proprio da pro. Sì. Senza un graffio quasi. Sì. Quasi senza un graffio, Ce l'ha fatta. Ce la faccio, sì, sono Darryl. Vabbè, no, vediamo il carro armato che ti tramba. Bella partenza. Oh! Attenzione! Ce la fa! Togli le cose. Che rotine. Come si tolgono? Claxon. Come se che. Mortacci vostra. Buttate. No, non ho fatto niente. Cioè, contraerea, bello. Questi sono aerei fatti bene. Vabbè, infatti. Andiamo se ne in città, va. Famo danni. Andiamo a fare danni in città, aspetta. Mamma mia, ma tu immagini in realtà? Cioè, oggi Batto ruba caccia e si dirige verso New York. Cioè, io penso veramente il panico si creerebbe nella realtà. Attenzione, è gara tra il missile e il caccia. Chi arriverà prima? Spara, ma che è? È l'elicottero. Ah, mi ha fatto più un colpo. Pensavo che era un moscerino. Attenzione, missile su Los Santos. Mamma mia. Vediamo se la scena c'è. Godiamocela. Oh, arriva? Ma arriva il nostro missile? Mamma mia, ragazzi, fermi tutti. Ecco, quello. Attenzione, attenzione. Vediamo come muore. Vediamo come muore. No! Ecco, ho fatto la miglior rubata di tutte. Senza un graffio. Come è rubato così bene? Vai, ancora lo punta. Niente. Oh, perché lisciano? Se mi faccio campo a me che fa. Aspetta. Mi sto divertito. Lo so, anch'io mi vorrei divertire. Tanto tagliamo un pochetto. Aspetta. Mamma mia, il blimp! Fermo! Buttiamo il blimp! Mamma mia! Oh, se calcola, raga, se liscio questo me ne vado. Ma non c'entra dentro qualcosa. Vai. Attenzione! Oh! Mamma mia! Atomic blimp atomizzato! Guarda i pezzi del blimp che volano! Madre! Aspetta, voglio abbiamo un grattacielo. No, prima questo.
Niente, gli elicotteri sono immuni. Madri! Ma che pilota sono? Top Gun. Aspetta, adesso vogliamo anche a coltello. Oddio, no, perché, perché? Oh, ti giuro, io rispettavo di rialzare, non si rialzava. Sì, vabbè, dai. Non l'ho fatto apposta. Vado sul Monte Cina, abbiamo faccio la cosa. Siamo quasi arrivati, eh. Intanto io guardo il telefono. Tanto. No. Xeni che ha le prese con il salire Monte Ciliat. Non ci riesco, non riesco a fare sta curva. Vai, puttanella. Oh. Calcolate che prima adesso ha failato 5 volte la salita. Si è tipo quasi ribaltato, ha sculato, perché sennò dobbiamo ricominciare tutto da capo. Ci siamo quasi arrivati, quanto manca? Una decina di minuti. Solo. Andate direttamente alla fine del video. Cioè. No, bro. Comunque intanto lo vogliamo lasciare un like di incoraggiamento a Xenic che cerca di salire il Monte Ciliad. Un like al video, poi lo lasciate alla pagina Facebook, eh? Facciamo così? Tutti insieme, dai. Tipo Teleton. Dico per dire. Tipo Teleton, lo faccio anche io insieme a voi, dai! Quando mandano il messaggio tutti insieme. Sì. No, sì, vabbè. Lo faccio anche io insieme a voi, metto like a un video di. Di Jagern, dai. Mamma mia che curva! Sì, però c'è una modifica su Facebook. Puttana. Andiamo avanti. Oh, guarda che bella la luna. Stasera la luna, ci porterà fuori. Buono che c'è del copyright! Oh. Ci siamo ragazzi, ci siamo, eh. Ci siamo. Forse ci siamo. Io sto facendo tutta questa cosa del salire con la macchina per scendere con la funivia. Dai, che fra un po' incontri Bear Grylls che finisce di scalare al monte. Qualcuno avrà capito, penso. Oddio, non mi sono visto più per un attimo. Mamma mia. Bella. Eccolo. Ecco, tutto questo tempo per fare. Allora, voi avete visto 30 secondi. Aspetta, posso parlare prima? Voi avrete visto 30 secondi di video, ma in realtà lui ci ha messo 15 minuti per arrivare qua sopra. Più o meno, sì. Tutta questa cazzata mi ha fatto piangere quasi dalla noia per fare questo. Bella.